Ciao ragazze, nuovissimo tutorial di make-up ispirato ai colori della primavera che sta per arrivare finalmente, non vedevo l'ora. Io vi lascio quindi al tutorial e vi faccio vedere che cosa ho combinato. Spero di tenervi compagnia e spero che il video vi piaccia. Iscrivetevi, vi aspetto alla prossima, ciao! Vado a prendere un pezzettino di scotch e lo passo sulla mano per non rimanere incollata e poi lo vado ad applicare. Ok, ora vado a prendere il mio primer, io uso questo della Sigma ed è il Bare Persuade, e sempre con un pennellino della Sigma prelevo un po' di prodotto e lo vado a mettere su tutta la mia palpebra mobile. Ora prendo un pennello da sfumatura, questo è ampio della Sigma, e vado a prendere questo color lilla glicine chiaro. Questo. E lo vado a sfumare bene nella piega. Prendo un pennello da sfumatura, questo è ampio della Sigma, e vado a prendere questo color lilla glicine chiaro. Questo. E lo vado a sfumare bene nella piega. Prendo il prodotto e lo porto un pochino appena appena anche qua, nell'angolo esterno, creando quindi una V così. Ora prendo un pennellino da ombretto classico e con del colore bianco. Questo è bello, bello opaco, bello pieno. Lo vado a mettere picchiettandolo sulla palpebra mobile. Lo picchietto per renderlo molto più intenso. Vado a prendere un altro pennello da sfumatura, non quello che ho usato prima, e vado a prendere questo rosa fragola. Beh, è un colore che mi piace tantissimo, simpaticissimo, è pigmentatissimo. E lo vado ad applicare sempre nella piega e un pochino nella parte dell'angolo esterno. E lo vado quindi a mettere sopra al mio glicine di precedente. E si va intanto a creare un contrasto, una sfumatura. Sempre con il pennello da ombretto che ho usato prima e il bianco, molto più intenso, vado a creare intanto il punto luce nel sopracciglio, sotto il sopracciglio. Poi con un pennellino angolato vado a prendere questo viola. Non è un viola intenso, scurissimo, è un glicine scuro. E lo vado a mettere nella parte esterna dell'occhio, facendo questi piccoli movimenti verso l'interno e un pochino nella piega, fino più o meno a metà dell'occhio. Così. Vado poi a riprendere il pennello che ho usato per il rosa fragola e lo sfumo un pochino. Ora vado a prendere sempre con il pennellino angolato questo bellissimo blu che per me, secondo me, è tipo blue jeans. Se ve lo faccio vedere, questo che lo trovo veramente carino, ma veramente bello. Lo vado a prendere e lo applico
nell'esterno un po' nella prima parte della piega dell'occhio. E sempre con il pennellino da sfumatura che ho usato per il rosa, lo vado a mischiare bene con gli altri colori, lo vado a fondere. Poi, come ultimo passaggio per la sfumatura, vado a prendere un bellissimo viola matte, molto carico, che è questo, e lo vado a picchiettare momentaneamente qua nella piega e me lo vado a sfumare bene sugli altri. Voilà, che bello! Ora riprendo sempre il pennello d'ombretto e il bianco e vado quindi a ripassare e rintensificare l'ombretto di prima e poi lo porto, riporto il viola verso l'interno. Con un ombretto bianco, principalmente glitterato, vedete? Vado a picchiettarlo con le dita nella parte interna dell'occhio per dare un punto luce, un effetto di punto luce. E ora posso farmi la ceretta togliendo lo scotch. Come potete vedere, il fondo si è un po' spostato. Io tra l'altro ho usato il fondo minerale di Neve Cosmetics, quindi vado a uniformare ancora il mio fondo e pulisco la zona sotto l'occhio. Io uso il Kabuki della Sigma. Ora vado a prendere il correttore della MAC, vado ad applicarlo per pulire l'occhio e illuminare lo sguardo. Il correttore da qui della MAC nella tonalità light e vado quindi a picchiettarla. Riprendo il lilla e vado a fissare la matita. E con il viola più scuro vado a fare solo la parte esterna fino a metà occhio. La matita nera e vado a fare sia nell'interna superiore che nella rima interna inferiore. Essence, questo è il 2 in 1, cioè il look 1 è il pennellino 1, io uso il look 2 per un volume più intenso. Blush. Come blush vado ad usare questo di Neve Cosmetics che è il London Moon. Come blush vado ad usare questo di Neve Cosmetics che è in London Mood. È un bellissimo colore veramente. E lo vado ad applicare con il pennellino sempre della Neve Cosmetics.
Non vado a fare un contouring perché quando faccio questi trucchi abbastanza carichi sugli occhi, preferisco avere un effetto più naturale sul viso. Quindi carico un pochino magari di più col blush, ma evito il contouring. E alla fine, rossetto, vado a mettere Snob della MAC. Questo è un rosa nude, mi piace tantissimo questo colore. Tra l'altro lo trovo adatto anche per un trucco naturale sugli occhi, mi piace veramente tanto. E voilà, questo è il risultato finale.